Buonasera a tutti e benvenuti a questo ottavo appuntamento col Festival Orbis Citrosio. L'alba. L'alba da sempre è simbolo di risveglio e di rinascita. E oggi questa sarà una delle parole chiave: rinascita, rialzarsi, riprendere la vita dopo un grande dolore. Siamo in compagnia di Chiara Lairo e Matteo Licia. E vi lascio subito in loro compagnia. Grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti, intanto grazie per l'accoglienza, l'ospitalità e averci dato possibilità, ecco, di essere qui stasera. Sicuramente tanti complimenti per l'iniziativa e per il nome che appunto mi ha colpito. Io sono Chiara, mamma Chiara, e lui è papà Matteo. E stasera vi racconteremo un po' del nostro piccolo pezzo di cielo. E quindi proveremo un po' a raccontare una nostra testimonianza che abbiamo voluto raccogliere in questo libro, Come una meteora. E una testimonianza che però racconta di tante altre testimonianze di meteore, appunto, di stelle che arrivano giù e per poi ritornare su, di bambini che nascono per poi ritornare in cielo, ma che brillano e lasciano una immensa scia. E io sono pedagogista e counselor, viviamo a Gonnosfanadiga, quindi operiamo un po' nel territorio del Campidano. Lascio la parola a te così ti presenti. Sì, anch'io ci tengo a ringraziare tanto l'amministrazione e soprattutto anche l'assessore Graziella Gambella che da tanto tempo insomma, ci sta incoraggiando e rincorrendo e la ringrazio pubblicamente perché è stata il thread d'union per farci essere qui. E io sono Matteo, appunto in veste qui di papà Matteo e ho fatto qualcosa anch'io per il libro, diciamo. Poi ne parliamo dopo, ma la mia passione per la fotografia ha fatto sì che il libro diventasse un po' colorato. E niente, io sono un tecnico informatico e partirei direttamente dal libro. Sono un po' emozionato perché è veramente un bel posto e un po' sentirci a casa. Lì abbiamo parlato, poco fa abbiamo parlato dicendo che è un salotto, è vero, è un salotto. È un po' come stare a casa a raccontare la nostra storia. E solo una cosa vorrei dire, più che una storia di dolore, è una storia di luce. Adesso andremo a capire come mai c'è la luce e c'è anche il dolore, ma soprattutto di luce. Sì, la storia è una storia che ho scritto quando aspettavamo il nostro secondogenito Michele. E il nostro desiderio più grande era poter narrare a lui, una volta nato, di suo fratello Simone, che è appunto un bambino nato il 13 agosto 2017, quindi da cielo è arrivato alla terra, e il 2 settembre dello stesso anno dalla terra è ritornato in cielo. Lui, Simone, è un bambino che ricordiamo con un profumo di biscotti, e quindi ogni volta che facciamo i biscotti ricordiamo, possiamo averlo un po' più vivo, ecco, in casa nostra. È un bambino che non pensavamo di dover salutare così presto, perché raccontiamo un po' anche la sua biografia, più che la nostra. Lui era un bambino che non si faceva vedere molto nelle ecografie, e quindi faceva un po' di capriccetti. Abbiamo accolto il suo arrivo con molto entusiasmo, eravamo sposati da 3 anni, domani saranno 3. E quindi lo abbiamo atteso con piacere. E poi è capitato che appunto durante le ultime ecografie fossero insomma più riconosciute alcune anomalie al cuore, anomalie agli organi, però anomalie che si sarebbero potute appurare soltanto dopo la nascita. Quindi
Così, soprattutto gli ultimi due mesi, dal quinto, ecco, abbiamo iniziato un po' a sentire il peso di tante visite, di vari giri tra microcitemico, tra Brozzo, Policlinico ed altro. E poi un bel giorno, in una calda notte d'estate, è arrivato, quindi a 35 settimane. È arrivato, lo abbiamo appunto potuto stringere per un microsecondo e poi è stato subito portato in terapia intensiva. Sì, diciamo che poi, viste questo passato di inesattezze o comunque di qualcosa che non si sapeva ancora, io mi ricordo in sala parto c'erano forse 20 persone, eravamo al Policlinico, c'erano sì anche i ragazzi, insomma i medici, non ancora sono specializzandi, però c'erano anche tanti, c'erano anestesisti, c'era il chirurgo, c'era tanta gente, tanti veramente, e appena l'abbiamo visto l'hanno subito preso e portato in terapia intensiva, perché comunque qualcosa che non andava c'era. Sì, lì in terapia intensiva è stato curato, accudito, ma anche studiato nel senso che abbiamo potuto poi appurare tramite un esame del cariotipo che si fa appunto un po' di giorni dopo la nascita, in piena estate, quindi anche i laboratori chiusi, chi era in ferie, tutto quanto. Soltanto appunto dopo 18 giorni dalla sua nascita abbiamo saputo che lui si è affetto da trisomia 13, che è una malattia incompatibile con la vita. Quindi dopo tanto peregrinare abbiamo avuto un po' il verdetto, la diagnosi, che però ci ha permesso di rasserenarci, perché eravamo inquieti, perché non sapevamo come agire, come cosa fare da genitori, se non stare lì ogni giorno alla stessa ora, partire da Gonnos, andare a Monserrato e potergli stringere la manina. Anche perché poi appunto subito dopo la nascita anche i medici non sapevano esattamente di cosa si trattasse, solo dopo questo esame anche loro poi hanno detto è questo, perché hanno fatto varie analisi, ha subito anche qualche operazione il decimo giorno, insomma l'ottavo giorno di urgenza, ci avevano chiamato anche poi a casa, però ecco, era un non sapere da parte dei medici, e quella notizia, nonostante fosse un po' forte e un po' appunto risolutiva, però ci ha rasserenato, se vogliamo, perché almeno anche noi abbiamo avuto una risposta. Sì, è in quei giorni che siamo riusciti a battezzarlo e pian piano ci hanno permesso anche di poterlo stringere tra le braccia, di potergli canticchiare qualche foto, di potergli fare qualche filmato per poterlo portare con noi in qualche modo, finché poi la notte del 2 settembre appunto ci chiamarono per comunicarci il suo salto in cielo. E lì ovviamente non possiamo dire di non aver provato dolore, perché è comunque un lutto, è una perdita, è una parte di noi che non è più tangibile, e sono cose che sicuramente continuiamo a custodire per noi. Però c'è da dire che da questa sua vita è nato, come dicevo prima, la luce, perché Simone ci ha dato tanta luce. È difficile per chi magari non è mai stato in terapia intensiva neonatale, quindi oltre che la terapia intensiva anche la neonatale, dove ci sono questi esserini piccoli, veramente piccoli, di 600, 1 kg, 100 grammi, 1 kg, piccoli, che però lottano contro la vita per rimanere vivi. E Simone ha fatto anche questo, e alla fine il libro è semplicemente il racconto della sua forza che ci ha dato e continua a darci, della luce che continua a darci, della forza che ha avuto, perché prima dicevo di un intervento, il chirurgo pediatrico diceva questo tipo di intervento è un intervento, mi pare allo stomaco, insomma, che sarebbe stato difficile per un adulto portare avanti, e lui invece dopo che l'ha avuto la notte, perché d'urgenza la mattina, insomma, ce l'avevano chiamato, come ci siamo andati, ed era già lì, tranquillo, il suo cuore batteva normale, respirava normalmente, e ci stava comunicando tanta forza e serenità, anche perché nella difficoltà della situazione comunque
ci dava quello. E noi lo chiamavamo il nostro, continuiamo ancora a chiamarlo il leoncino, perché veramente ci ha comunicato tanta forza e ci ha permesso di raccontare la storia, perché non è stata un passaggio banale, è stato un continuo raccontarci, farci sentire vivi noi, ma vivo anche lui, nonostante le sue difficoltà. Sì, sicuramente quando si aspetta un bimbo ci si prepara la culletta, la cameretta, il corredino, i nonni, i parenti, sono tutti pronti lì a fare le coccole che tutti i bimbi hanno bisogno, di cui tutti i bimbi hanno bisogno. Non aver potuto portare a casa Simone, non averlo potuto presentare a nessuno se non in un minuto ai nonni che hanno potuto accedere alla terapia intensiva. È stata comunque dura. Ecco perché il desiderio di raccontare, di permettergli in qualche modo di vivere e lasciare ancora tra tanti la scia. Ma oltre che di lui, abbiamo voluto raccontare anche di tanti bambini che comunque nascono, magari non vedono proprio la luce, quindi sto parlando degli aborti. Tanti appunto vengono a mancare in sala parto, sono quei bambini che nascono al buio. E tanti muoiono anche appunto appena nati, dopo qualche giorno dalla nascita per svariati motivi. E Simone ci ha dato la possibilità di sperimentare questo tipo di genitorialità che esiste. Esiste nelle teen, esiste in tutto il mondo. Solo in Italia sono 80.000 bambini che ogni anno muoiono per aborti, quindi prima o dopo la nascita. Ogni famiglia decide ovviamente di adoperarsi, far qualcosa, che sia anche stare in silenzio, sia anche non volerlo diffondere, sia anche custodire gli aborti di poche settimane nel segreto della famiglia, perché il lutto prenatale e postnatale è ancora un tabù. E purtroppo anche in Italia questa cosa non è ancora ben riconosciuta, perché appunto si dovrebbero eventualmente fornire le cure perlomeno psicologiche alle famiglie che vivono questo tipo di lutti. E quindi la nostra era davvero un po' una sfida con noi. Abbiamo due professioni diverse, appunto io pedagogista, quindi molto più emotiva, molto più sempre in mezzo ai bimbi, no? Creativa e tutto quanto. Lui invece da ingegnere è molto più schematico, molto più scientifico, no? Cinico. E però abbiamo voluto porci questa sfida. Come fanno i genitori, i semplici genitori ogni giorno con i bimbi, con i figli. E poter dare voce a Simone, così come a tante meteore, era il nostro obiettivo. E oltre a quello che dicevo prima, che è il nostro primordiale obiettivo, raccontare a Michele, il nostro secondogenito, di suo fratello. E così io ho iniziato a scrivere quando avevo il pancione, il secondo pancione, a pochi mesi, ecco, dalla nascita di Simone. E ho voluto scrivere per liberarmi. E lo strumento della scrittura è uno strumento che sicuramente serve per esorcizzare ciò che è successo, buttare giù, scrivere, lasciare il segno in qualche modo. E ho poi voluto coinvolgere una cara amica che in genere viene con noi, ma questa sera non ha potuto, che è l'illustratrice Sabrina Tomasi, che non finiremo mai di ringraziare per il suo contributo, che lei ha tramutato in immagini, in disegni, quello che erano le poche righe che ho scritto. Sabrina ha quindi disegnato a matita tutte le parti del libro e poi Matteo ha proseguito con l'illustrazione e con il colore. Sì. Ok. Mi sono perso, però sì. Allora, il libro, ecco. Diciamo che Volevo hai dire, sì, colorato le no, a parte immagini. colorare, volevo dire proprio questo, che poi questo libro, ci tengo tanto a dire che è un libro della nostra storia, però connesso con questo,
con queste illustrazioni che appunto ha realizzato Sabrina, sono state fatte appositamente e non personalizzate, perché ci tenevamo che fosse una storia comunque condivisa, una storia in cui ci si potesse ritrovare, come diceva Chiara, per le persone che magari hanno più difficoltà a raccontare, per qualcuno che sì parla dei bambini, ma magari anche per un nonno, per un genitore che viene a mancare, cioè le meteore, che qui sì, si parla un po' di più dei bambini, ma raccontando la storia c'è la perdita di qualcuno che ti ha portato una luce dentro la tua vita e ora non c'è più, ma non c'è più fisicamente, perché prima di raccontare il libro vorrei dire che Simone continua a vivere con noi e vive nelle piccole cose, e diciamo anche nel libro bisogna stare attenti a vedere queste piccole cose, quindi anche se siamo nel buio capire che cosa ci sta comunicando che non c'è più. Ne racconto una. Mia suocera, quindi la mamma di Chiara, aveva fatto una piccola stellina, perché comunque Simone è sempre stata una stellina, con l'uncinetto, e comunque l'avevamo messa in alcune foto che abbiamo appunto di Simone vicino alla scala, appesa lì con il patafix o comunque qualcosa che comunque stava sempre lì, stata lì per 9 mesi, insomma 8 mesi su per giù, non di più, perché comunque è stato anche 10 mesi, e è rimasta lì. Chiara alla seconda gravidanza diceva: voglio andare a casa, perché comunque avevamo la cameretta pronta, il corredino pronto e tutto quanto. E quindi quando è arrivato Michele ci tenevamo ad arrivare a casa. Il giorno in cui sono andato a prenderla e a prendere anche Michele, siamo arrivati a casa, avevo creato dei bigliettini dicendo benvenuti a casa e che portavano la cameretta, e arrivavano ai piedi della scala. Ai piedi della scala, quel giorno, c'era la stellina alla fine dei bigliettini che era caduta lì per terra. Ora, sono cose che magari è stato un caso, però ne potrei raccontare anche altre, e proprio sono quei modi che Simone ci fa capire che c'è ancora, e che non tanto con il libro anche, ma proprio che quando magari siamo un pochino più tristi, quando c'è un pochino più buio in questo tunnel, comunque lui ci dice io ci sono, quindi andate avanti, in qualche modo anche raccontate anche la mia storia, ma non tanto per noi anche, ma anche per far capire che davvero quando c'è appunto dolore ci potrebbe essere anche qualche risvolto di un sorriso per uscire fuori dal dolore. Ok, ho voluto aprire questa parentesi perché davvero ci tengo tanto, perché il lutto io considero sempre, un po' ne sono uscito un po' meglio, perché sono cinico forse, perché fa parte della vita. È difficile accettarlo, ma alla fine la morte è così, prima o poi deve essere così. E la meteora, perché il responsabile della terapia intensiva, che ha scritto poi anche la prefazione, l'ha definito meteora Simone quando era ancora nella culletta riscaldata, dicendo: voi considerate questo bambino come una meteora che comunque ha illuminato il cielo. E dipende, perché non tutte le vite sono così. A volte qualche vita passa, dura anche 100 anni, ma non illumina il cielo, mentre invece lui, con anche solo pochi giorni, ha dato tanta luce alla vostra vita. E ciò appunto l'abbiamo voluto ricordare in qualche modo con i testi di Chiara, appunto le illustrazioni di Sabrina, che abbiamo cercato di spersonalizzare e a cui abbiamo dato carta bianca. Chiara ha dato il testo, Sabrina ci leggeva e ci mandava le illustrazioni, senza alcuna indicazione su come dovesse poi eventualmente rappresentare le cose. Solo quando a un certo punto c'era un'illustrazione dove c'era quasi casa nostra, quindi la finestra, le tende come casa nostra e il divano, abbiamo detto no. Ci teniamo che sia una storia un po' per tutti, dove tutti si possano immedesimare. Ed è stato l'unico limite, tra virgolette, che abbiamo dato a lei. E io di cosa mi sono occupato? Semplicemente di impaginare e colorare quello che erano i disegni, quindi i tratteggi di Sabrina. Soltanto è poco, perché sicuramente è un lavoro di grafica minuzioso, che ha permesso poi di poter toccare con mano questo piccolo pezzo di cielo.
Non abbiamo voluto lasciare nulla al caso, anche solo lo scegliere una copertina morbida voleva far sì che questo libro comunicasse comunque tenerezza. E abbiamo usato un font ad alta leggibilità affinché tutti potessero leggere questo libro, e ci auspichiamo che possa essere anche tradotto in lingua dei segni o braille, in comunicazione alternativa aumentativa, proprio per dare la possibilità appunto a tutti di poter fruire di questo strumento. E noi ne parliamo, ma non vogliamo dire è bello, è il nostro, quindi è migliore che ci sia. E vogliamo davvero dar voce anche alle famiglie che abbiamo potuto incontrare in questi 2 anni, perché il libro è stato pubblicato a dicembre 2019 e in occasione del mio 30° compleanno io volevo assolutamente questo regalo e quindi abbiamo davvero fatto un tour de force per riuscire ad uscire a dicembre 2019, per poi essere bloccati dalla pandemia nell'anno successivo dopo 3 mesi, quindi non abbiamo potuto nemmeno fare tante presentazioni. Infatti saremmo dovuti essere ai Pavilloni il 14 marzo e invece l'8 marzo, l'11 marzo era scattato il lockdown, quindi siamo davvero contenti di poter essere qui. E poi ecco, è un libro che ci teniamo affinché arrivi a tutti, proprio perché dicevamo in questi 2 anni abbiamo incontrato tante famiglie che ci hanno chiamato direttamente dalla TIN, o che comunque hanno visto la nostra pagina sui social e quindi ci hanno contattato, abbiamo fatto videochiamate, anche chiacchierate di un paio d'ore, proprio perché queste famiglie avevano bisogno di ascoltare ed essere ascoltate ed essere capite. L'intento era davvero quello di non ricevere compassione, ed è ancora questo l'intento, non ricevere parole come poverini, oppure ok, ne hanno fatto un altro così rimpiazzano quello di prima, il secondo figlio si chiamerà Simone, così subito è come se tutto quello che è successo non fosse mai esistito. No, Simone è esistito, è andato, e poi c'è suo fratello Michele, non è un rimpiazzo, e abbiamo voluto essere genitori, siamo genitori di entrambi in maniera differente, come si fa con chi ha più figli, sicuramente si è genitori, ci si destreggia in maniera differente. Così come poi anche Michele sa che ha un fratello, racconta di avere un fratello, e sa, perché comunque ci teniamo anche andare a trovarlo ogni domenica, perché lui vive lì, anche se poi vive poi nel nostro cuoricino, diciamo sempre. Ma è così, cioè siamo comunque una famiglia, siamo in 4, e quando anche rappresentiamo poi la nostra famiglia c'è sempre una stellina, perché insomma non è una questione di forma fisica, c'è ed è presente, e per noi questo basta, oltre che ci dà anche tanta forza. Sì, e se siamo qui oggi è anche davvero per portare la voce di cui parlavo prima, di tante famiglie che magari provano o cercano, la prima cosa che fanno è nascondersi o comunque stare chiusi, soffrire nel proprio domicilio, e ci sta, perché sicuramente ogni tunnel va attraversato, ogni tunnel va vissuto, e ci sta il momento del lutto. Però da quello poi si può andare avanti, non dico uscire, perché appunto nel libro scrivo anche che vivere un lutto è sicuramente come attraversare un tunnel, però appunto si attraversa, si arreda, non si sta lì a dire voglio vedere la luce, voglio uscire, non ne posso più. Certo, c'è la disperazione, anche quello fa parte dell'arredare il tunnel, anche quello fa parte dell'attraversare. Però c'è la consapevolezza che, come diceva Matteo prima, la morte è una parte della vita e come tale ce la viviamo. Ecco perché non la compassione, non le pacche sulle spalle. E il libro è stato uno strumento, e lo è ancora, anche per quegli amici, oltre che i nostri, anche amici di famiglie, di meteore, che non sanno come comportarsi. E quindi abbiamo fatto recapitare libri comprati da amici a famiglie che avevano appena perso il loro bambino, appena vissuto il loro aborto, proprio per stare accanto. È un modo per stare accanto, è un modo per dire ok, siamo consapevoli comunque di quello che è accaduto,
e a nostro avviso è sempre meglio del restare indifferenti. E un po' poi questa luce, questa forza di Simone è un po' come se si stesse manifestando anche nel libro, perché come diceva Chiara prima, diceva vogliamo che sia un nostro prodotto per noi, per il compleanno di Chiara, per raccontare la storia di Simone, per non dimenticarlo, però poi sta diventando uno strumento per tanti, proprio perché speriamo poi anche che abbiate modo anche voi, è abbastanza vicino alla comunicazione, alle parole, non è un linguaggio difficile volutamente, così come non c'è non c'è troppo dolore, c'è magari in alcuni sfondi scuri, perché era giusto comunicare della difficoltà, però è un po' un percorso in qualche modo, e quindi sapere che in tanti magari ci hanno chiesto potremmo darlo a un amico, che potremmo prenderlo per mia figlia oppure per un'amica, alla fine comunque poi non solo il nostro piacere di portarlo come strumento, ma anche il loro essere contenti di quello che comunque stesse dando, permettendo magari, non banalmente, a una famiglia, a una coppia di stare ancora insieme, di parlare, perché anche questo è un tabù, quando lo racconto, perché poi siamo in pochi, in un salottino, e quando si è anche in una coppia, questi eventi tendono comunque a allontanare la coppia stessa. E lo dico perché è veramente un tabù dirlo, quasi quasi. Sembra quasi che se si dice, ah, ma non dovevi dirlo, è così. E, è un po' un segreto quello di stare vicini, ma non per forza abbracciati, proprio darsi forza l'un l'altro. Quando magari è capitato che io sia stato un po' male, c'era Chiara, quando è capitato che Chiara stesse male, c'ero io, perché invece un evento del genere tende comunque a allontanare, perché uno dice colpa di chi, è colpa tua, è colpa mia, non è colpa di nessuno, il destino, il fatto, le parole non dette, le parole dette troppo male, e alla fine invece magari è un modo per capire che la vita va avanti, che la luce c'è, che è un evento della vita e che niente, bisogna insomma portarla avanti e affrontarla. Sì, poi per chi avrà voglia di curiosare sul sito internet, su comunameteora.com, sarà possibile anche accedere ad una mappa interattiva dove abbiamo voluto segnalare tutti i posti in cui il libro si trova. E ogni volta che ci arriva un ordine andiamo ad aggiornarla ed è bello vedere l'Italia e anche qualche paese fuori dall'Italia con questa stellina. Ed è un po' la scia, no? Infatti sta che segui la scia di questa meteora e di tante altre che si diffonde piano piano. E questo ci fa piacere, non solo perché ci permette appunto di accogliere questo prodotto e diffonderlo, ma anche perché così facendo ci sentiamo in qualche modo genitori di Simone, ma anche un po' amici di quei genitori che abbiamo avuto modo di incontrare. Abbiamo diffuso questo libro anche in qualche gruppo di auto e mutuo aiuto nella zona di Milano, e abbiamo voluto incontrare anche qualche formatore che si occupa di lutto pre post natale. Ed è in cantiere anche un progetto proprio per le famiglie delle meteore, affinché davvero se ne parli o comunque pian piano si affronti quello che la vita ha voluto donare a noi come ad altri. C'è poi un fine benefico, perché una parte del ricavato comunque verrà devoluto in qualche modo che ancora non sappiamo, alla terapia intensiva neonatale di Monserrato. Ci teniamo perché anche lì siamo diventati una famiglia. Anche lì sono momenti particolari di sofferenza, più che di dolore, di sofferenza. Ed è una famiglia, veramente. Non si può dire vi auguro di andare lì, perché giustamente sarebbe un momento un po' difficile. Però vi auguro magari anche solo di fare un servizio o raccontare magari qualche infermiere, qualche medico. Si entra lì e si è in famiglia, non si è giudicati, si è ascoltati. Qualunque problema
ci sono le carezze, c'erano perlomeno le carezze, adesso hanno vissuto anche loro una difficoltà col Covid veramente difficile, davvero difficile. Noi lo possiamo testimoniare semplicemente dicendovi che la prefazione appunto è il direttore, siamo riusciti a darla al direttore solo 2 mesi fa, dottor Zurrida, quindi dopo un anno e mezzo, perché con le difficoltà sia sue che della terapia intensiva per poter entrare anche solo a consegnare un libro non c'è stata possibilità. Poi con una dottoressa che comunque ci ha trovati e ne ha preso qualcuno, finalmente siamo riusciti a farne avere anche qualcuno alla terapia intensiva nel Natale, e che dobbiamo solo ringraziare, ci teniamo ancora dopo alla fine 4 anni, perché anche quello è stato un passaggio molto importante e sereno, insomma, non posso definirlo in famiglia, ecco. E quindi più che dire presentiamo il nostro libro, sta diventando proprio una scia, un progetto, uno strumento per raccontare sia Simone sia quelle che sono le storie di tanti altri bambini. Ma poi ripeto, ci tengo tanto a dire che in tanti vanno in cielo, giustamente anche noi andremo in cielo e saremo stelle, saremo meteore a seconda di quello che avremo dato a questa vita, e appunto ci ricorderanno con ciò che abbiamo fatto. E questo è un modo anche per farlo, cioè che cosa abbiamo fatto nella nostra vita? Simone ha fatto questo. Niente. Mentre allora solitamente diamo magari lettura di una piccola parte con un piccolo disegno, e una cosa che chiedo sempre, ci piacerebbe che magari se c'è qualche, non tanto domanda ma anche solo curiosità, anche solo condivisione, ci piacerebbe averla, perché non sia un noi stiamo raccontando, ma anche solo un avete magari qualche domanda, qualche dubbio, anche qualche altro qualcosa in cui non siamo stati chiari. Perché ci sentiamo veramente ogni presentazione così in famiglia, in un salotto, a parlarne tra amici e in famiglia. Se magari ce l'avete già, altrimenti presentiamo queste. Sì, io volevo un po' far vedere un'immagine che è questa qui, giusto per far vedere anche un po' lo stile di Sabrina. E i colori che poi ha utilizzato Matteo, no? È un'immagine in cui ci sono due genitori con gli occhiali da sole che guardano questa stella, questa stella personificata in bambino. Gli occhiali da sole perché? Perché sono un filtro, sono uno strumento, e quindi diciamo sempre a chi lo legge, a chi lo leggerà, di utilizzare queste giuste lenti. Magari da una prima lettura diceva, ah, boh, questa è la storia, una storiella, sembra una storiella semplice, è una storiella semplice. Ma occorre andare a fondo per vedere appunto cosa sta brillando e usare le giuste lenti proprio per cogliere il messaggio che abbiamo voluto dare. È un libro che consigliamo a chi è desideroso di risollevarsi e di arredare appunto qualunque sia il suo tunnel, che sia quello di una perdita, appunto di un lutto, ma anche solo una depressione, un essersi spento. Consigliamo a chi magari è solito fare schemi e schemini, io ero la prima che ho sempre vissuto facendo schemi e progetti, fino magari a ritrovarmi incastrata dietro i miei stessi progetti, dietro i miei stessi schemi, e l'arrivo di un figlio meteora è comunque un fuori schema, un fuori progetto, e quindi lo consigliamo anche a chi è troppo, troppo chiuso nei propri schemi. E poi sì, lo ribadiamo, a chi ha intenzione di stare accanto, a chi ha vissuto una perdita e che non ne ha mai parlato, a chi vuole continuare a vivere nel silenzio il proprio lutto, ma che sa che comunque c'è, continua a vedere appunto il proprio parente, il proprio amico a cui è tanto legato nei giorni, nel tempo, nell'arcobaleno, nel profumo di biscotti. Sta spoilerando quello che volevo leggere io.
perché appunto un altro passo invece in cui ci tengo un po' a raccontare anche il mio lavoro è questo. Io leggerò appunto l'ultima parte, come finisce il libro, e qui c'è appunto un bambino che sta dondolando nell'altarena dell'arcobaleno. Lo racconto perché questo è stato un po' i disegni un po' più difficili da colorare, perché Sabrina ha fatto un ottimo lavoro, però poi trovare i 7 colori all'interno di questa, sì, incrociati, non è stato semplice, e quindi insomma è stato un lavoro non banale. Io mi occupo un po' di graffiti e fotografia da tanto tempo, ma questo sicuramente era il nostro lavoro. Non è stato però appunto disegnare e colorare tanto per, ma anche ricercare quello che doveva essere un particolare, un dettaglio. Vi leggo appunto l'ultima parte che accompagna questa grafica, che dice: e chiunque, curioso e attento, ancora oggi può ritrovare quella stella nelle cose di ogni giorno, nel tempo, nelle piume, nei fiori, nelle farfalle, nel profumo di biscotti, nel ritmo del cuore di chi sa amare, nei sorrisi di un bambino sognato o nell'arcobaleno. Grazie. Assolutamente. Allora, Chiara porta nel cuore una collana con una stellina e un arcobaleno. E quindi vorrei che ci dicesse il motivo. Questa è la prima. La seconda, tu sei cancro, ho avuto modo di lavorare con te, conosco il tuo grandissimo cuore e quanto tu sia veramente densa di tantissime emozioni. Come cancro, com'è stato lavorare su queste emozioni e riuscire a mettere in riga per ritrovare fuori il sole e la luce? Allora parto da questa, intanto grazie per queste domande. Come counselor sicuramente non si cammina da soli, perché per quanto si possa studiare, ci si possa formare, è necessario sempre un accompagnamento. Quindi quando aspettavo Simone, io mi ero appena iscritta alla scuola counseling, che è Pantarei Sardegna a Cagliari. E da lì ho vissuto, la scuola dura 3 anni, ho vissuto quindi tutti e 3 anni col pancione praticamente per tutti e 2 i figli, e quello è stato un grande aiuto di cui penso che non avrei fatto a meno, e un aiuto che ad ogni modo consiglio appunto a chiunque abbia voglia di aprirsi e di essere accompagnato anche in un percorso appunto di counseling. E quindi sicuramente c'è bisogno di persone che possano ascoltare con i giusti strumenti e riuscire a guidare con i giusti strumenti. Ecco perché il nostro desiderio è di proseguire e accompagnare anche altre famiglie, perché ad ogni modo adesso che ho terminato la scuola magari potrei anch'io essere d'aiuto e fare lo stesso anche con altri. Quindi sicuramente questo è stata la risposta, è la risposta. E, mentre per quanto riguarda i ciondoli, mi ricollego anche un'altra cosa che in effetti ho rimosso prima. A me piace molto lavorare con le immagini, con le analogie. Quando lavoro con i bambini, anche con vari bisogni speciali, dico sempre che quando guardiamo un film ci ricordiamo delle immagini, poco delle parole, no? Ecco perché abbiamo voluto usare le immagini nel nostro libro, perché quelle parlano, in qualche modo fanno parlare, permettono anche di dare una lettura particolare, ognuno dal proprio punto di vista. In questo caso vedevo, ci sono sicuramente tanti ciondoli che accompagnano le mamme, di solito hanno la figura dei bambini. Questi ciondoli sono i miei bambini, quindi la stella e Simone, l'arcobaleno e Michele, perché si dice che appunto l'arcobaleno, i bambini arcobaleno sono i bimbi che nascono dopo un aborto, comunque dopo una perdita, e quindi ho voluto e abbiamo voluto anche
non dico etichettare, no, Michele con tu sei un arcobaleno, assolutamente no, ma conoscendo Michele, poi tu hai avuto modo anche un po' di conoscerlo, è sicuramente davvero un insieme di tanti colori, quindi ecco Simone e Michele. Se c'è qualche curiosità, siamo qui. Sì, allora, più che la timidezza è normale, quasi come se non voleste magari fare la domanda un po' difficile per noi. Però davvero, non è che per noi non sia difficile, però anche con questo libro, ma in generale come approccio della nostra vita, stiamo cercando di insomma affrontarla con serenità. Quindi è giusto parlarne. A volte ci sono delle cose scomode, ma molte volte diventano più scomode se non si dicono. Quindi insomma un po' abbiamo aperto quello che è la nostra esperienza, quindi se avete curiosità o domande o qualcos'altro, ben volentieri. Io allora, se posso, continuo. Assolutamente. Ieri degli amici che sono tra l'altro dietro di me mi hanno chiesto del vostro libro. E io gli ho detto che una cosa che mi aveva molto colpito era il fatto che ci fosse bisogno di smontare questo tabù. Cioè, ancora a oggi fanno sentire sbagliata, come se fosse colpa della donna, quindi è meglio stare zitti. Io trovo questa cosa abominevole nel 2021. Se volete un po'... Allora, intervengo io, non so se non sia donna, però per il tabù, perché secondo me questo argomento, a parte il libro, racchiude tanti tabù. Il tabù della donna racchiude il tabù della morte neonatale, dico anche un'altra scemenza, il tabù del cimitero, che sembra un po' una banalità, però poi magari Chiara ci racconterà, Michele, il nostro secondogenito, sa che nel cimitero c'è Simone, ci sono i nonni, ci sono i bisnonni, insomma, i suoi bisnonni, e altre persone, sa che è un luogo, non sa che è un luogo di paura, un posto buio dove non si deve andare la notte, che invece molte volte gli adulti tendevano un po' a comunicare della morte del cimitero, e invece lui sa che quando passiamo dice ciao Simone, sa che quando stiamo andando via da Simone ci sono i miei nonni, quindi i suoi bisnonni, sa che lì c'è questo o quest'altro, quindi è un luogo, non è un luogo negativo o un luogo di paura. Idem per il tabù della coppia, dello stare vicino, anche quello è un tabù, perché dice ma perché lo dici, perché veramente a volte è così, perché capita, non che sia giusto o sbagliato, ma perché succede che magari la donna, la ragazza si allontani di più o il padre si allontani di più e dica qualcosa che magari non va bene e si approcci in un modo sbagliato. Quindi ecco, è un po' più che infrangere i tabù, è parliamone, perché se ne parliamo capiamo che non si sta parlando di qualcosa di negativo, ma della vita semplicemente. E poi sì, sicuramente il bisogno di parlarne c'è. In Italia c'è una di tante associazioni che si occupa appunto di rompere i tabù, è l'associazione Ciao Lapo, che lavora a livello nazionale e che adesso appunto per il 15 d'ottobre, leggevo l'altro giorno, ogni anno il 15 ottobre è la giornata la giornata del lutto prenatale e postnatale. Purtroppo non è riconosciuta questa giornata a livello nazionale. Perché? Perché costa. Perché se si riconoscesse il lutto prenatale e postnatale, a quel punto dovrebbero, come dicevo prima, assistere psicologicamente 80.000 famiglie in Italia che ogni anno subiscono, vivono, si ritrovano all'interno di un lutto pre o postnatale. E quindi purtroppo non si è pronti. Mentre in altri stati qualcosa si sta muovendo, qui in Italia ancora no. E quindi si può testimoniare, si può fare rete, si può dar luce a questa scia
questo è solo uno dei tanti strumenti, ma appunto anche accompagnare la donna, come dicevi, nel vivere questo processo, nel vivere questa parte di vita, e necessita di formazione, anche solo all'interno della sala parto, anche solo dei reparti di ginecologia ostetricia e poi puericultura, sì, nel puerperio è necessario che ci sia formazione, e questo purtroppo ancora non c'è, e quindi è tutto dato alla pancia, alle emozioni, al carattere di ogni infermiere o medico che transita in quei reparti. C'è anche chi dice no, assolutamente, c'è chi mi ha assistito durante il parto e non ha avuto cura minimamente di quello che stava succedendo. Ci sono invece anche ostetriche che si permettono di prendere le impronte delle manine e dei piedini, che magari in quel momento la mamma non sta lì a dire per favore fammi l'impronta delle manine e dei piedini, ma qualche tempo dopo potrebbe aver bisogno di quelle manine e quei piedini su un pezzo di carta. Così come le foto, molte mamme non vedono proprio i loro figli che nascono appunto al buio ad occhi chiusi. Lì una foto dopo vari anni potrebbe aiutare. Ecco perché manca proprio un regolamento, manca proprio la formazione, tutto viene lasciato per ora al buon cuore. E poi anche forse un retaggio ancestrale, che le donne quando perdono un figlio non ne devono quasi quasi più parlare. Le nonne era la normalità, finiva e non si ricordavano più. Mentre invece magari ora un po' i tempi sono cambiati, ma anche fa parte della famiglia. Ripeto, io continuo a dire che Simone ha fatto parte 20 giorni della nostra famiglia e continua a farne parte. Mentre invece prima appunto aveva un aborto oppure una morte in culla o quello che era e finiva lì, non veniva più ricordato per tanto tempo e finiva così. Prego. Posso? Magari è una domanda molto intima, però avete avuto paura, magari insicurezze su Michele, sull'arrivo? Paura di? Sull'arrivo, la pianificazione di un nuovo bambino, di Michele. Assolutamente sì, infatti ho vissuto davvero la seconda gravidanza con tanta tanta preoccupazione, tanta paura, e come dicevo scrivere mi ha aiutato a tirar fuori qualunque poi sarebbe stata la destinazione di questo scritto, mi ha aiutato a tirar fuori. Però la paura c'è stata anche perché la traslucenza fatta nei primi mesi invece era risultata tutta sballata rispetto a quella di Simone, e che invece era normale. E quindi lì gli attimi sono stati davvero intensi e preoccupanti, perché ovviamente c'era il perché a noi, c'era il no di nuovo no, c'era il in sala parto quando stava nascendo Michele lo voglio portare a casa. Fino all'ultimo, perché ovviamente sono cose che segnano, però diciamo anche che se non avessimo trovato il coraggio di andare avanti, appunto arredare il tunnel e attraversarlo, oggi non potremmo gioire di questi colori dell'arcobaleno di Michele. Ma capita, e porto la voce di tante mamme, che tutto invece si fermi a quel lutto lì e che quindi poi non ci sia la possibilità, l'opportunità di avere un altro bimbo, e lì certo che c'è la tristezza, lì certo che c'è il dolore, però si può essere genitori diversamente, si può essere genitori di un progetto, si può essere genitori adottivi, ci sono tante strade, ovviamente ci sono scelte. Ci teniamo insomma a ringraziarvi veramente tanto, perché è stato bello parlarne come sempre, però vedo degli occhi interessati e senza compassione, che era ciò che io all'inizio, proprio quando è appena successo questo di Simone,
mi rifiutavo della compassione perché non siamo noi, non siamo gli unici e non vogliamo essere poverini noi. E vedo in voi solo questi occhi di parlarne e basta, senza nessun giudizio, né bravi né cattivi né poverini né altro. Semplicemente parlare di qualche un argomento così un po' difficile, ma comunque come ci sono altri argomenti difficili, insomma. Grazie mille. Io sono venuta qui dietro, grazie veramente per la vostra luce, per la luce di Simone e per i colori di Michele. È stata veramente una bellissima chiacchierata, è stato bello sentire la vostra storia, è stato bello emozionarsi, perché le nostre non sono lacrime di pietà, di compassione, ma sono lacrime di emozione vera. Perché vedere una mamma così forte a me fa scendere le lacrime, ma non perché, perché sei forte, perché anche tu emani luce, sei anche tu una grande stella. Quindi grazie veramente a Chiara Matteo. Il libro è qui a vostra disposizione, vi raccomando acquistatelo e come festival vi ringraziamo veramente per la vostra presenza. Ci vediamo tra 5 minuti con l'appuntamento musicale. Abbiamo quest'audio. Minchia, papà. Sunday paper. Backgammon player.
fantasiato la Madonna di Mesù. Pensavo di essere fulgurato almeno non qua davanti, tanti casi di nonna già ci sta, però. Si aspetta il microfono, Peppe. Il bello della diretta. Ehi, eccomi qua. Bentornati per la sezione musicale dell'ottavo e ultimo appuntamento col Festival Orbeci Trociu. Qui vicino a me, Crecchi, figlio di Pavilonesi Doc, e al suo fianco una bandiera. Molti dicono che la bandiera sarda siano i quattro muri. In realtà chi ha studiato la storia sarda sa che la bandiera sarda è quella. Ma non stiamo a fare storia sarda e lasciamo subito i microfoni a Crecchi e alla sua musica. Cantautore Doc, quindi pezzi totalmente inediti. C'è qualche cover? Ma non lo diciamo. Tanto non se ne accorga. Proprio anche di negli occhi. Cioè, oggi proprio siamo alla fine, siamo un po' cotti. Mi piace. No, è che stiamo gustando queste... No, e ci mancherà questo festival, diciamolo. Da domani, secondo me, qualcuno verrà lo stesso qua alle 3:30 per vedere se c'è qualcosa dimenticato. Maurizio, domani finirà, andrà in pausa e dirà, dai, mo è tabazzo. Ti dà tanta cosa e vai. Signori e signore, Crecchi. Io prima di iniziare vorrei innanzitutto ringraziare a chi mi ha invitato, al Comune che ha organizzato questa cosa insieme alla Consulta Giovanile, a Benas, a Marco, Maurizio e Gabriele che hanno avuto l'idea geniale di dirmi di suonare qui e per fortuna avevo la chitarra appresso, mi sarei portato anche le 12 corde ma purtroppo vi dovrò tediare con soltanto una 6 corde e qualche armonica. Questa qua si chiama Average. Corn drove me to this land. Blackbirds fluttered through the cold, light warm my skin. From green turned to orange red, leaves that all fallen fields were covered with their hair. And average of these years, and average. There must be a place where we have no chance to live with, and pain is left. And it's a world seen here. Evil a child building, that's why the sky turned gray. And average of these years, and average. I refuse to enjoy my ride and waste my days wondering what it's like to live. Try to cover my tracks, find out everything ends in name. No guarantees. Range.
an average of these years, an average. Troppo gentile. In realtà è che grazie alla pandemia non suono. Mia mamma è arrivata e mi chiamano dagli spalti. Così me lo sapete anche voi. Grazie alla pandemia non suono da ormai un anno e mezzo, quindi uno, mi vergogno. Due, è la prima volta che sono qui in Sardegna, quindi mi vergogno anche il doppio, perché ovviamente è un onore. Suonare in paese è ancora di più un onore. E sono totalmente impreparato, quindi vi avverto, se sentite la voce che trema non è perché sto facendo un effetto figo, ma perché mi sto vergognando. Però vi avverto, non è una scusa, eh. Arrivo, eh. Questa qua c'aveva una accordatura strana, perché era un brano che abbiamo registrato in studio insieme al chitarrista di Marta sui Tubi e di tanti altri gruppi, insieme a componenti di King Crimson, insomma gente piuttosto brava, e ci ha fatto il favore di venire in studio e ha registrato con noi questo brano. Ha pure detto: Craig, ma com'è questo tempo strano? Ma perché interrompi così? Perché è siciliano. E io ho risposto: in realtà queste cose le ho imparate da te, cioè non sapevo farle. Quindi ringraziamo ancora Carmelo Pipitone per averci dato tanti spunti di musica bella, sperando di riuscire a fare altrettanto. La prossima è una cover in sardo, sarà l'unico brano in sardo che farò, e mi sembrava giusto rendere un omaggio a Andrea Parodi, sempre non faccio figure di merda. A babbuno, manzano e bino, e a chi l'indurcata sa dire, a mamma un altro destino, chi non li schida da asie, nova sbindata canno, drabbi da mea, nova sbindata canno, drabbi da mea. A te un canto questo coro, chi mi devo casa sanevo, nova sbinda di canno, dai bida me, nova sbinda di canno, dai bida me, a te un spiacchende, a te un spiacchende. Che un addio in pacche, chi volta a pavasa sul mondo, e chi non schia da sa vita, se mu girando ballo d'ondo, manca rissa vestasia da finita, nova sbinda di canno, dai bida mea, nova sbinda di canno, dai bida mea.
adesso comincia il momento Neil Young un po' bennato, non si capisce l'ispirazione. Questo qua è l'unico brano che col gruppo ha avuto un esito positivo, sempre diciamo post primo lockdown, inizio pandemia. Mi ha fatto uscire un brano senza video né nulla ed è finito automaticamente in heavy rotation in una radio importante di Roma. Non siamo mai più riusciti a ripetere questo avvenimento, è stato davvero fortuito. Però rende, questo qua si chiama Spotlights. Lights on the streets are defaming me. I've been hiding for so much time. I'm moving, 27 years old, and I really know my body's up that way. Came around when I've had enough, I used to fade into the dark till the morning burns to lies of fear. And I was fortunate, I can blame someone else. This didn't save me from the pain of a new start. Oh, baby, you put some spotlights into the dark. Now I see our souls lying in vain. I'm asking time to bury our bones. And it's nice, the truth lies in the middle, with a rent room many miles from here. So most cannot be kept, you must be patient, wait till they run out to the smell in your house. Cause when the memories take your soul, you disappear into the place you've tried to move. It's like being married to a girl, but you can't remember her face more. Oh, baby, you put some spotlights into the door. Now I see our souls lying in vain. I'm asking the time to bury our bones. I am overcome. To the door. Now I see our souls lying in vain. I'm asking the time to bury our bones. Oh, baby, you put some spotlights into the dark. Now I see our souls lying in vain. I'm asking time to bury our bones. Now, Lord. Allora, in scaletta avrei un brano che non ho ancora fatto uscire, che sto incidendo adesso e che non è ancora in SIAE, oppure una cover. Faccio quello che non sta ancora in SIAE, perché sono matto. Sono pazzarello. Però sono molto orgoglioso di questo qua. Non ho capito. Vabbè, lo metterò a Roma in SIAE, quando ritornerò a Roma farò quello. Qua si chiama Safe Place, secondo me forse è l'unica cosa bella che ho scritto in 200 brani, perché non ho fatto nient'altro a parte lavorare ovviamente negli ultimi 7 anni.
building a satellite to drive me away from here, from this place where nothing's wrong but what's so uncomfortable I feel. Down in my room at night, I see how many shades surround me. And when the sun comes, shows you the things you won't fight, and reveals all the fears I live with. Leaves me drowning in my tears, but mine feeling good. More days are coming, roll by. More days are coming, go. More days are coming, roll by. More days are coming, go. Mine doesn't exist anymore. Knew the pieces they used to match. Even the patience has an end. I'm in war, and God, this word that used to protect me, but I don't wanna hide myself. I've been suspected of treason by the ones who have already tried to kill me. Morning's coming, roll by. Grass on the wall, this used to be a safe place. I have never invited anyone, so why is my soul so restless? Guess I won't come back home no more. Questa qua si chiama Eloy Went to Sirius. Eloy era un personaggio del libro di Sargazzeni, era un suonatore sacerdote, che tra l'altro esiste anche il bronzetto, quindi non mi sto inventando niente. Era uno che girava per tutta la Sardegna, faceva avanti e indietro, il libro era Passamo sulla Terra Leggeri, e faceva avanti e indietro per tutta la Sardegna e suonava le Launeddas, cioè non gliene fregava niente di nulla, soltanto della comunità e far sentire la propria musica. Io dopo aver letto il libro anni fa, cioè, mi sono ricordato di questa cosa qui e ho pensato a quanto, cioè in realtà Eloy, visto che comunque le cose vanno schifo anche qua in Sardegna, forse ne sarebbe andato su Sirio, nel senso preferisco andarmene proprio in un altro posto lontano, su una stella, invece che continuare a stare in mezzo a mille problemi. Quindi diciamo, parla un po' di un autoesilio, però il personaggio è appunto un sacerdote musico, come è scritto al Museo di Cagliari. Thank you.
I'm scanning through the rocks of the storm. Snow is windows, oh, I'm shooting cubes. Don't ask myself more where what could be. But I keep writing and counting for melodies. Sometimes I came for the sleep. Signs easy to appear. Can run through the coast and avoid the pain. End up a road as a rock in which I rolled upon that night. And if I miss the place I'm from, I close my eyes and think about what matters more. Jesus never told me nothing wrong. And she was laid out on the rocks. Like a cold wind blows. A spark burning into the night, or into the nightmare of a darkened cave. And if the gravity here stands up and bold, I'm gonna let it come in there, up in the sky. The only way to save my whole life. When the shoes were laid down on the rocks, I suck on the wind blow. When I was a child, I where I belong. When it matters to sing my songs. Chi è che ha detto bravo? Chi è stato? Troppo gentile. In realtà qua c'era una cover, ma non mi va di farla. Vabbè, la faccio. Tra l'altro l'ho promessa proprio a te, infatti. La prossima volta arrivi più tardi, eh? Sto abbronzando per tutti i giorni che non sono andato al mare oggi, eh? Quel faro è qualcosa. Sì, assolutamente.
Nessuno, non mi sto lamentando, realmente ci tengo a far sembrare che sono donna. Ah, questa qua è Heart of Gold di Lin Yang. Me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. I've crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind. It's not such a funny place that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold. Searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Qua mi piace vincere facile con il Yang, eh? Già il bootleg, cioè. Questa non è mia, eh. Non è che puoi fare quello che vuoi, non è che mi. Questa qua è la penultima, è la preferita del tastierista, che è un patito di prog. Per lui esiste soltanto la musica fino al 1974, quindi forse è un po' datata questa canzone, anche se l'ho scritta io. Si chiama Arpeggio. I'm lost in these muddy waters of coldness, where oxygen's not a chance someone gave me. Hold my breath till I'm ready to breathe again and lose another piece of me. I keep still levitating, it comes out of nowhere.
interferences in commands, upset sleeping all day, won't let me fall as I should. But what if you would? You could take my innocence and save this little Aiden I've preserved from this mess, and with so much care. Please come, help me find drowning before they come to pull me down back again. Memories and loneliness moved you away from me. Shadows and sadness still upset my dreams. Told you is what I didn't expect from this new life beginning. This chance to give you my heart, which now I am handing you. Lightness and kindness show me where I broke myself. And I remember all the times when my heart could rest quite open for a while. Smile if you can, there ain't no missing it, but fixes all I've got inside. Still I cannot believe how somehow you woke me up, blowing away those ghosts of fear. What really matters is it into the eyes. May if I leave your breath, I may rise up again. I may rise up again. Again. Non sto ancora al top, con la voce non canto da più di 2 mesi. Scusate. E per l'ultima mi rimetto l'attrezzo con lo strano tipo apparecchio dei denti. Questa qua è un brano che abbiamo registrato per l'album, dovrebbe uscire, speriamo, a novembre. Tanto siamo sempre fermi. E abbiamo registrato con Roberto Angelini alla chitarra, che è venuto in studio. Non accetto provocazioni dal pubblico. Comunque è 2 anni fa. E comunque è una persona carinissima. E ci sarebbe tanto a discutere su quella cosa, eh? Nel senso, pure quelli che l'hanno attaccato, tante cose le fanno in nero pure loro. Quindi, ma lasciamo perdere, questa è una questione politica. È sempre importante che la parte bassa sia di qua, perché altrimenti poi uno. Yeah.
blackbirds of nightmares coming out of the crypt. I'm entering in silence and nobody's there. Is this the end or the first light of a new dawn? The time rejects all the assumed absences that don't let you improve anymore. Still shining on my way back home. As I was blind, I was so scared. Is everything gonna die someday? If there's something in between I haven't seen, just bring me back to my folks, to bay off my base. Seems now with no one talking about her. Except when I'm in silence, like praying those voices call her father's name. I'm asking for someone to come and assure me that I'm safe. Left me for dead. Qua il black metal dentro. Grazie davvero a tutti, è stato davvero un onore poter suonare qua in Sardegna e in paese soprattutto. Spero a presto. Ancora un grazie di cuore a Kerky per essere stato con noi. Allora, il momento dei ringraziamenti. Io parto dagli autori dei libri, Vittorio Sanna e Sandro Angioni, La Terra dei Giganti, Lorenzo Braina, Ribelli e Silenti, Il Gladiatore, Alessandro Azzeni, Il Vento non mi aiuta, scusate. Poi abbiamo avuto Dottu Vrade di Mario Puddu, Coda di Castoro con Daniele Moci, Luca Osai, Canto del Nuraghe, Stefano Crucas, e Come una meteora, Chiara Laino e Matteo Liscia. Poi sono stati tanti gli artisti, cantanti, musicisti. Il primo che vi presento è Kerky, perché è qui al mio fianco. E poi ringraziamo Iapa Villonati. Abbiamo poi gli artisti di Lugene che ci hanno fatto compagnia con i loro giochi in legno, Mago Lupin. Poi Officine Sonore, questi li saltiamo. Poi Flavio e Carolina, grazie, grazie, grazie.
Genia e Giorgio, stavolta lo dico bene perché l'altro giorno l'ho chiamata Giorgia, scusa Giorgio, non lo faccio mai più. Poi Trezas Fake Quartet e oggi di nuovo Kerky. Ringraziamo i nostri sponsor Bartuveri, Warby Steccheria, Macelleria Ligi, Non Solo Pizza, Agriturismo Surbio e N Market. Nathan, giusto? E io adesso devo fare una cosa un po' stronza. No, se vuoi stai pure qui con noi. È stata un'avventura in tutti i sensi. Un mese fa non eravamo neanche certi che a oggi saremmo stati su questo palco, perché è stata veramente una scommessa contro noi stessi. E io vorrei qua sul palco quelli che sono stati i miei compagni di viaggio. Sono qua. Allora, Associazione Tramudadas, Maurizio, vieni qua. Maurizio, vieni qua che Gabriele lo devo chiamare dopo in altre vesti. Associazione Benas, Flavio e Nicola. Tutti e due, venite. Ci dobbiamo mettere la faccia, l'abbiamo detto dall'inizio. No, si gira Maurizio. Vieni, vieni, ti metti dietro la botte. Ti metti qua, dai. Dai una botte. Non vuol venire Flavio, vabbè, abbiamo Nicola. E per officine sonore chiamo Giuseppe, naturalmente. Chiamo qui sul palco quella che ormai ho ribattezzato l'amministrazione culturale. Riccardo, il sindaco, vieni qua. Oggi ti sei cambiato, non hai scuse. E poi gli assessori qui presenti, Gabriele e Marco, forza, forza. Gabri, molla la telecamera e vieni qui. E salutiamo, tanto ci sta guardando, anche Graziella che oggi non è potuto venire. E non possiamo dimenticare, lui non ha un'associazione a coprirgli le spalle, quindi proprio nome e cognome. Anzi, Andrea. Andrea, che mi hanno anche rimproverato che non ti chiamo in sardo. Qualcuno mi dice che dovrei chiamare anche Matteo e Jacopo. Matteo non si fa pregare, Jacopo. Attenzione al cavo, l'apparecchio ai denti non ti serve più. Allora, questa è la squadra. Questa è la squadra di pazzi che c'è dietro questo sole, dietro quest'alba, questo orbesce idrogeo. Vi ringraziamo veramente di cuore di tutto per averci supportato e sopportato. E soprattutto vi devo chiedere un favore immenso. Se conoscete artisti di qualsiasi tipo, pittori, scultori, qualsiasi tipo di arte, mandateli da noi perché da domani si lavorerà al prossimo festival. Quindi ragazzi, venite e creiamo insieme qualcosa di nuovo e particolare. Qualcuno vuole fare un discorso? C'è solo una persona che deve fare qua un discorso. È lei, che non ha parlato niente in 8 giorni. Non si è mai presentata qua a presentare nessuno, non hai mai fatto nulla. Grazie. Grazie a tutti e dai, sindaco. Discorso, dai. Vabbè, io non posso che ringraziare tutti, in primis le associazioni che ci hanno supportato, tutti i componenti dell'amministrazione, ovviamente gli autori dei libri che ci hanno allietato con la loro presenza e gli artisti che, comunque devo dirlo, è il caso di dirlo, ci hanno veramente regalato dei momenti di alta professionalità. Cioè, chi non ha partecipato al festival si è perso tanto in questi giorni. Quindi grazie davvero a tutti. E io non potevo finire senza l'ennesima papera. Nello scorrere la scheda con
tutti gli artisti iscritti. Ho letto i nomi dei titoli a fianco l'autore e invece non ho nominato Pierangelo Urgiu, da cui abbiamo preso varie letture da vari libri, per quello non c'era un unico titolo. E io, per non smentirmi, l'ho scaltato. Quindi, come si dice? Atrusannum melusu. Com'era? Atrusannum melusu. Ah, l'avete imparato. Really don't mind if you sit this one out.